inizia la partita tra Avellino e Napoli, con il primo possesso palla del Napoli che la prova a giocare subito sulla sinistra. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, battuta in area di rigore, allontana la difesa dell'Avellino. Prova a partire il controllo, c'è il colpo di testa da allontanare, va poi a calciare in porta, tiro fuori. Difende il pallone, avanza, la mette in mezzo, colpo di testa, fuori dallo specchio. Tutta la rimessa laterale in avanti, controlla in qualche modo il compagno, la mette in mezzo, il tiro al volo, fuori. Tutta la rimessa laterale con il pallone che arriva sulla fascia destra per Borriello, riceve ancora il pallone, gioca corta poi in direzione di Baratta, mezzo, prova ad uscire in qualche modo, la vedi nel filtrante, è preciso, può arrivare davanti alla porta, entra in area di rigore. La conclusione col destro, fuori di poco. Battuta di fallo laterale all'indietro. Gioca ora l'Avellino con il pallone messo in mezzo, al colpo di testa preciso sulla destra, entra nel rigore, va al tiro e c'è la traversa colpita dall'Avellino, grande occasione per passare il vantaggio, poi allontana di metà di Napoli. Può costruire un'altra azione offensiva. Sulla destra un po' di campo per avanzare. Si accentra, rientra, lo scarico all'indietro. Musano. Al cambio campo sulla sinistra. Controlla in qualche modo Cornacchia, poi il pallone in mezzo. Prova a girarsi, va al filtrato, in area di rigore, il controllo con il petto. Prova a calciare, c'è uscita del portiere. Messo in mezzo, basso però, allontana il Napoli. Può partire il contropiede con Sant'Angelo che avanza sulla sinistra. Avanza Sant'Angelo però. Picciavu, pensato, ritorna indietro, il pallone di prima in avanti. Napoli però perde l'inerzia dell'azione. Sant'Angelo va sulla destra per Pelliccia. Posizione regolare, Pelliccia davanti al portiere. Ancora Pelliccia, va col sinistro, il tiro e c'è la rete. Il vantaggio del Napoli è 1-0. Battuta la rimessa laterale all'indietro, pensa attraverso nello, effettua però male, recupera in qualche modo il compagno, però poi è costretto a ritornare indietro da Musano. Palla per Turri, imprecisa, il taglio più verso lo specchio della porta, l'attaccante della vita, può partire con il Napoli con Picciau, avanza Picciau, c'è Pelliccia, il filtrante è preciso, Pelliccia va al tiro col destro, la parata del portiere, dell'arbitro. Finisce la prima frazione 1-0 tra Napoli e Avellino. Risoli pronto a battere il fallo laterale all'indietro. Però arriva Picciau che capisce tutto, ha battuto male questa rimessa laterale. Contropiede per il Napoli, Picciau. C'è movimento di Pelliccia, prova a servirlo. Pallone che rimbalza lì, Pelliccia anticipa l'avversario. Ancora Pelliccia, di rigore, va col sinistro, la grande parata del portiere. Poi prova ad uscire, l'Avellino ci riesce. Calcio d'angolo per il Napoli, si in mezzo, il portiere allontana con i pugni, arriva sul secondo palo, il tiro e c'è la rete, raddoppio del Napoli, è 2-0. Calcio di punizione per Avellino, pronto a battere il numero 14 Cornacchia, e lui sul pallone. Il portiere del Napoli posiziona la barriera alle sue ultime indicazioni. L'arbitro, Cornacchia col destro, tiro che esce fuori con deviazione. Picciau mette a terra un pallone difficile, non la controlla benissimo, ritiene comunque il pallone in campo e lo gioca all'indietro. Sant'Angelo di prima in avanti proprio per Picciau che arriva sulla destra. Ancora Picciau, entra nel rigore, la mette in mezzo, allocca, non riesce a colpire sotto porta. L'azione che rimane viva per il Napoli. Salta un avversario all'indietro, Cicino un po' di campo, va a metterla in mezzo, all'occa, la controlla, poi viene fermato. Messa laterale a cercare di rigore, colpo di testa di Cornacchia ad allontanare, arriva Sant'Angelo con il destro, tiro fuori. Prova a giocarla in avanti l'Avellino, Cornacchia la controlla, gioca in mezzo per Iannarelli che non controlla bene invece, all'occa. Attacco di Napoli sulla fascia sinistra, sempre con il numero 7. Se la porta sull'esterno, allocca. Prova ad accentrarsi. Pensa al tiro, lo effettua. La parata del portiere semplice. Il pallone la gira male, però. Numero 8 dell'Avellino può partire pedati in controllo per il Napoli. Fermato però da un bel intervento difensivo di Borriello che evita il peggio.
sbaglia però il passaggio, recupera ancora il Napoli, un 4 contro 3 in contropiede, è data, scarica per Allocca, apertura ancora all'indietro, un po' di spazio per calciare, lo apre sulla destra, Pucciau va col destro, tiro fuori per Risoli, all'esterno l'apertura per Dinolfi che si è spostato sulla fascia sinistra, ancora Dinolfi, vince il rimpallo per Dinolfi, scarico per il compagno vicino, ora Borriello sul pallone, Dinolfi pensa per un attimo al tiro, lo prova ora, è più cross, non riesce a colpire però verso lo specchio della porta del compagno, calcio di Zio di Napoli, va Picciau con il destro, tiro la parata del portiere che la mette in calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Napoli, Sant'Angelo pronto a battere, mette in mezzo, colpo di testa sul portiere il numero 9 dell'Avellino, Colucci gioca in avanti, Dinolfi a pressare però perde il pallone, recupera il Napoli, l'apertura sulla sinistra per il 22 di Fraia, Sant'Angelo uno, due, Sant'Angelo arriva al limite di rigore, ancora il 5, va col tiro, la parata centrale, pericoloso, mettere poi sulla sinistra a cercare Colucci, Cicino col fisico la protegge, la scarica all'indietro, può avanzare il Napoli sulla destra, è data, pressato, tiene ancora il pallone vivo, Sant'Angelo pensa alla conclusione, tiro fuori di poco, tutto pronto per la battuta, fischio dell'arbitro, tiro la parata facile di De Angelis, De Angelis va al rilancio di testa, allontanare, ma può arrivarci Picciau, controvere il Napoli, arriva Picciau in area di rigore davanti al portiere, il tiro, la parata sulla ribattuta, colpisce il palo e poi c'è l'autogol fortunato dell'Avellino ed è 3-0 per il Napoli, gol da parte di Amatucci, non c'è più tempo, finisce la partita, vince il Napoli 3-0 contro l'Avellino.